Le dichiarazioni del premier Renzi al rientro dal suo viaggio in Africa. Renzi ha detto: la vera scommessa del sistema Italia è il Made in Italy. Per l'export abbiamo ampi margini di miglioramento e abbiamo approntato un vero e proprio piano industriale con l'intenzione di portare ad investire all'estero 22.000 nuove aziende. L'obiettivo, ha detto Renzi, è che nei 1.000 giorni in cui si snoderà il programma di governo, a partire da settembre, ci sarà l'aumento di un punto di PIL legato alle esportazioni, quindi grazie alle esportazioni aumenta il livello di ricchezza del nostro paese. Ma è proprio così? Ne parliamo con il nostro economista di fiducia, professor Antonio Maria Rinaldi. Buonasera. Ah, buonasera, buonasera a lei e a tutti quanti gli ascoltatori. Posso iniziare con una bella battuta? Prego. Allora, Renzi si è autogufato. Aiuto. Praticamente. Si è autogufato, siccome è entrato ormai nella prassi del suo lessico il fatto, sì. Non vogliamo i quelli gufi, che fanno gufi. I gufi, eccetera. Questa volta invece si è autogufato, perché come ha fatto questa dichiarazione sono piovuti tutti quanti dei dati macroeconomici che lo smentiscono in maniera clamorosa, esatto. Iniziare dall'indice della produzione industriale italiana che è in frenata, anche piuttosto considerevole. Fra l'altro è notizia proprio di questi momenti che anche il Fondo Monetario Internazionale, che ricordo è uno dei componenti la Troica insieme alla Banca, sì, Centrale Europea, la BCE, e alla Commissione Europea, così si definisce la cosiddetta Troica, ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l'Italia, cosa che purtroppo noi poveri mortali cittadini ce ne eravamo accorti da diverso tempo sulla nostra pelle. Evidentemente questi hanno capito che la situazione è ben diversa da quella che era stata prospettata invece da tutti quanti gli altri organi, compresi anche quelli istituzionali italiani, certo, che vedevano invece una crescita anche per quest'anno. Si parlava quindi dell'1% tra l'altro. Si parlava anche forse di qualche cosa di più dell'1%, ma purtroppo le cose stanno andando in maniera molto 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 diversa. Fra l'altro lo stesso Renzi, affidarsi completamente al traino, chiamiamolo così, dell'export per risollevare le sorti italiane, mi sembra un po', diciamo così, azzardato. Troppo quello ottimistico, che è necessario, insomma. Che non solo ottimistico, ma quello che conta perlomeno per gli italiani, per le persone che vogliono continuare a vivere in Italia, è che aumenti la domanda interna, esatto, cioè che ricomincino i consumi, ma questi noi sappiamo molto bene che non possono essere incrementati se non c'è la possibilità innanzitutto di un aumento dell'occupazione. Vediamo che la disoccupazione dei dati ufficiali è prossima al 13%, quando sappiamo benissimo che purtroppo dai dati reali è ben più alta, sì. Molte persone hanno perso la fiducia nell'andare addirittura a segnarsi negli uffici di collocamento e chiaramente sono fuori dalle statistiche, però realmente sono disoccupati, certo, certo. Quindi sappiamo benissimo che se non c'è una ripresa dei consumi interni non c'è assolutamente nessun tipo di crescita. Sì, l'esportazione può chiaramente aiutare un comparto dell'industria italiana, ma non tutta, certo, l'industria italiana, non tutti sono esportatori, ci sono delle aziende che hanno una grossa percentuale del loro fatturato per l'esportazione, ma non sono quelle che fanno sì che aumenti il PIL e soprattutto la crescita del paese in maniera omogenea in tutta Italia. Certo. Cioè le micro imprese di cui l'Italia si fonda, si basa, molto ovviamente non hanno una proiezione estera tale da poter essere considerata fondamentale per l'aumento del PIL. Certo. Quindi, in poche parole, il negozietto sotto casa non chiude, quindi dà lavoro a personale, dà lavoro a indotto, se i consumi interni, se gli italiani vanno lì a comprare la roba, non esporta. Insomma, questi soldi bisogna investirli soprattutto nel nostro paese. E invece però il governo sembra puntare molto su un altro capitolo, quello delle privatizzazioni. Noi sappiamo, professore, che lei è contrario, non in linea generale, ma in momenti di crisi come questo. Però il governo si dice invece molto contento. Ecco, ci aiuti un po' a capire. Per chi ci ascolta, ricordiamo soltanto, grazie, professore, che ecco, si è conclusa la missione in Cina del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, dove sono state sondate delle possibili acquisizioni da parte di imprese cinesi per ciò che riguarda in particolare le grandi reti italiane di trasporto del gas e dell'elettricità. Esatto, qui c'è da fare una grandissima precisazione, perché ho notato ultimamente
che moltissime persone, anche in buona fede per carità, sì, iniziano a occuparsi di economia senza avere più che minimi fondamenti di economia. Allora tante volte esprimono dei giudizi risibili da parte, diciamo, di chi magari qualche cosettina mastica in economia. Sì. Cioè, riferimento al fatto che tempo fa, ribadito anche successivamente, quindi anche un anno fa, è stata fatta una proposta abbastanza, mi permetto di dire, fatta veramente molto molto bene, poi spiego il motivo per il quale è stata fatta, perché molte persone forse non hanno avuto magari il tempo, la volontà di informarsi in maniera opportuna, sì, ma è stata fatta una proposta in contrapposizione a quella che invece vorrebbe l'Unione Europea. Ricordo brevemente, l'Unione, sì, Europea sta mandando avanti un progetto di ERF, cioè di European Redemption Fund, in poche parole non è altro che un sistema per il quale tutte le eccedenze dei vari paesi, Italia compresa, ma l'Italia è quella che insieme alla Grecia ha un'eccedenza superiore al 60% previsto da Maastricht, ribadito da Lisbona e messo nel Fiscal Compact, articolo 4, sì, ha un'eccedenza rispetto a quel 60% piuttosto cospicuo, siamo intorno al 137-138% del rapporto debito pubblico PIL. Allora che cosa succede? Succede che l'Unione Europea sta mettendo in piedi questo terribile, perverso meccanismo per appunto ERF, in quale ci estranea completamente dalla gestione di questa eccedenza, e visto che il Fiscal Compact prevede la diminuzione pianificata in 20 anni, quindi l'eccedenza del 60% in 20 anni, mediante la messa a disposizione degli asset, patrimonio pubblico, riserve auree, riserve valutarie, addirittura anche con l'asservimento di parte della fiscalità, ad esempio dell'IVA, che è una imposta comunitaria, che attualmente siamo intorno ai 100-102-103 miliardi, sì, di euro annui. Ebbene, per evitare che questo venga a livello di curatore fallimentare, perché noi non ce ne occuperemmo chiaramente, se ne occuperebbe la cosiddetta troica, come abbiamo detto prima, sì, abbiamo detto benissimo, invece di svendere le nostre cose possiamo proporre noi in casa dei meccanismi che non facciano svendere, visto e considerato che questi ce li portano via, almeno siamo noi che gestiamo in maniera proficua quello che vogliamo noi e soprattutto ai prezzi che diciamo noi. Purtroppo questo non è stato ben capito, ma non è che me ne faccia molta preoccupazione, perché evidentemente sono persone che non hanno, diciamo, cognizioni economiche tali da poterlo capire, ma evidentemente preferiscono queste persone farsi gestire direttamente da entità estere, cosa che noi vorremmo evitare, mentre invece dei meccanismi che fissano dei prezzi molto più alti e procrastinano soprattutto la vendita a tempi migliori, perché oggi come oggi vendere qualsiasi asset, qualsiasi bene patrimoniale, sì, a dei prezzi di mercato sicuramente inferiori a quelli potenziali, perché c'è una crisi tale, abbiamo visto il settore immobiliare come è depresso, il settore anche della vendita di asset e di aziende, darebbe un enorme vantaggio magari all'investitore estero, che si porta via, scusate la battuta, a 4 lire, ecco, per non dire euro, delle cose che invece sono molto molto di più. Quindi professore, ma la valutazione è la stessa, anche se si sottolinea che per esempio il controllo di queste società resta comunque italiano, perché in alcuni casi l'acquisizione del 35%, in altri arriva al 49%, quindi davvero quasi sì, la metà, però il 51% per resta all'Italia. Ecco, io faccio un esempio semplicissimo, sì, che senso ha magari allineare una partecipazione come l'ENI, che naturalmente è una partecipazione estremamente redditizia per le casse dello Stato, e perché io mi devo andare a vendere una porzione, ad esempio, anche se rimango con la maggioranza relativa di una società strategica come l'ENI, quando il rendimento di queste azioni, per l'appunto dell'ENI, sono superiori del costo del debito che andrei ad abbattere? Certo. Cioè sarei un folle, no? Quindi tanto vale, ma le tengo, visto che è considerato un dividendo superiore. Quindi a questo punto io direi teniamocelo, oppure non li vendo ai prezzi attuali di mercato, ma se li vendo li vado a vendere a un prezzo notevolmente superiore, che attualmente però la borsa, perché è un titolo quotato in borsa, non esprime. Questa è un po' la nostra filosofia, però ripeto, molte persone magari che si fanno critiche nei confronti di queste nostre affermazioni non riescono a capire molto bene, perché non è colpa loro, per carità, ma insomma ci sono anche altri
potrebbero occuparsi anche di altre cose. Certo. Professore, dall'entourage della ministro Padoan, che mi correggo è ancora in Cina e anzi oggi avrà anche degli incontri importanti, in particolare con il governatore della Banca Centrale cinese, dall'entourage di Padoan dicono non siamo qui per vendere o svendere un pezzo di questo o quello, questa è un po' in risposta a quello che lei diceva, ma certo, anzitutto per esatto, anzitutto per ricostruire una solida immagine internazionale dell'Italia. Certo non è un caso che ci sia con noi la Cassa Depositi e Prestiti, che è il braccio finanziario operativo dello Stato. No, ma l'immagine d'Italia non è che si ricrei andando a svendere a questi prezzi porzioni di patrimonio. Tutt'altro, certo. Esatto, significa fare altre cose. Questo sia chiarissimo, quindi il fatto che vada in Cina o dove vuole lui per intraprendere dei rapporti commerciali è un conto, ma andare lì ed offrire per svendere, ripeto, non vendere, svendere porzioni di patrimonio italiano non va bene, anche perché, ripeto, il mercato è particolarmente depresso e chiaramente si va a vendere un qualche cosa che invece magari si potrebbe vendere a prezzi notevolmente superiori, oppure ottenendo magari dei vantaggi del genere: io ti do questo e tu mi dai quest'altro. Allora, se fa parte di una partnership particolare, parliamone, ma non di svendita e ci mettiamo in casa svendendo a dei prezzi veramente bassi, soprattutto privandoci di un rendimento, ripeto, che tante volte è superiore al costo del debito che si va ad abbattere con questi ecco, questo è il concetto. Questo va chiarito sicuramente. Un altro esempio stupidissimo. Ecco, dice: io sono proprietario come Stato di un immobile, benissimo, lo vendo, naturalmente questo immobile nella maggioranza dei casi è occupato da amministrazioni pubbliche. Allora, a quel punto che fa l'amministrazione pubblica? O paga un affitto di mercato, che in genere non paga quando è di proprietà dello Stato, oppure deve traslocare, andare in un altro immobile e pagare un fitto naturalmente più elevato, con uno svantaggio enorme, ripeto, enorme, certo, dal punto di vista finanziario della bilancia dei conti, è chiaro. Quindi vale, senta, la pena, professore, vale la pena, il conto bisogna farlo generale, esatto, non bisogna farlo solo. Esatto, questo, e professore, tra l'altro Renzi in qualche modo ammette questa difficoltà in una intervista rilasciata ad Alan Friedman, dice sarà molto difficile arrivare alla stima del governo dello 0,8% che è contenuta appunto nel DEF, e quindi con onestà ammette che la crescita sia 0,4 o 0,8, 0,1%, non cambia niente dal punto di vista della vita, esatto, quotidiana delle persone. Lei è d'accordo, esatto, con quest'ultima affermazione? A noi giustissimo, noi vorremmo tanto, ma tantissimo, che vengano fatte delle opzioni, che vengano intraprese delle iniziative dove il cittadino italiano abbia dei vantaggi reali e immediati, cioè possa avere una qualità di vita migliore. Abbiamo il 10%, 6 milioni di persone in Italia che sono sotto la soglia di povertà. Questo io non lo voglio più sentire, cioè non mi interessano altri tipi di discorsi, mi interessa che ci sia il bene comune di tutti quanti, anche perché se c'è un bene di tutti, tutto questo va a vantaggio di tutti quanti gli altri. Cioè, se riparte l'economia interna, il vantaggio poi alla fine ce n'è per tutti, è un po' come i vasi comunicanti dell'acqua, no? Se va da una parte, poi alla fine va per tutti, il vantaggio è per tutti quanti, non mi interessa che il vantaggio sia soltanto per qualcuno, a discapito poi degli altri. Quindi il mio obiettivo, o perlomeno il mio pensiero, è quello che vengano fatte delle iniziative per il bene comune di tutti quanti. Vediamo che i vari governi che si stanno purtroppo avvicinando in Italia negli ultimi anni non stanno perseguendo questo fine. Questa è la mia valutazione e questa è la mia considerazione. E penso che sia un po' opinione comune, lo certo, vediamo, no? Professore, domani è l'ultima puntata di Radio Città, quindi per questa stagione, quindi oggi con lei ci salutiamo. Avremo piacere in chiusura di ricordare l'associazione di cui è cofondatore, Riscossa Italiana. Ci ricorda quali sono gli obiettivi e come possiamo sostenerla? Sì, abbiamo con degli amici che la pensano su per giù, come ce ne mi esprimo io, cercare di coniugare sia i contenuti, diciamo, di economia con quelli giuridici per poter dare delle risposte concrete. Effettivamente è finito il tempo di strillare, no? Abbiamo visto che ci sono dei grossissimi problemi, tutti quanti sono buoni a strillare da qualsiasi parte, poi però dopo le iniziative concrete vengono meno. Con questa associazione
un'associazione non profit a cui tutti quanti possono associarsi tranquillamente, dando il proprio contributo di idee, perlomeno cerchiamo di mettere insieme le idee di tutti quanti senza nessuna pregiudiziale né di colore politico, di ideologia, assolutamente, sì, ma solo e esclusivamente per il bene comune, dare delle risposte concrete per poter far capire anche magari ai nostri governanti che ci sono delle vie alternative al pensiero unico. Qui siamo avanti, stiamo andando avanti con questo pensiero unico, non ci sono alternative, mentre invece noi pensiamo che ce ne sono e anche estremamente valide, ripeto, per il bene comune. Certo. Il Riscossa Italiana vuole dare queste risposte concrete. E allora auguri grandi per questo vostro progetto, auguri anche a lei professore per le sue attività e grazie per averci in questo anno aiutato ad entrare dentro i meccanismi dell'economia che tanto sono importanti. Grazie a voi, grazie a voi che mi avete dato la possibilità di potermi esprimere, perché una delle pochissime emittenti che danno spazio a non anche ad altre voci, non solo a quelle del pensiero unico. Speriamo invece che succeda un qualche cosa per il quale a settembre-ottobre ci possiamo risentire e ricontinuare. È il nostro grande auspicio. In bocca al lupo. Grazie a lei ancora. Arrivederci a professor Antonio Maria Rinaldi. Di nuovo. Arrivederci.